Per rompere l'imbarazzante silenzio, mi schiarisco la gola e gli dico: penso che lei abbia recitato magnificamente in Bartender. Penso che fosse un film piuttosto bello, e anche Top Gun. Penso che fosse davvero eccellente. Distoglie lo sguardo dai numeri e lo punta dritto su di me. Era cocktail, mi dice piano. Pardon? Faccio io confuso. Lui si schiarisce la gola e dice: cocktail, non Bartender. Quel film si intitolava Cocktail. Si ha una lunga pausa. Soltanto il rumore dei cavi che muovono l'ascensore su per l'edificio compete con il silenzio, tangibile e pesante tra noi. Oh sì, certo, dico, come se il titolo mi fosse appena tornato in mente. Cocktail. Già, proprio così aggiungo. E bravo Batman. Che così. Che cosa ti salta in testa? Scuoto il capo come per schiarirmi le idee e poi per rimettermi le cose a posto gli porgo la mano. Salve, Pat Batman. Chris me la stringe esitante. Così mi lancio. Le piace vivere in questo edificio? Aspetta a lungo prima di rispondere. Probabilmente. È fantastico, dico, non trova? Annuisce senza guardarmi e io schiaccio di nuovo il pulsante al mio piano. Una reazione quasi involontaria. Ce ne stiamo lì in silenzio. Dunque, cocktail, dico dopo un po'. Ecco qual è il titolo. Lui non dice nulla, non annuisce nemmeno. Adesso mi osserva in modo strano e si abbassa gli occhiali e dice con una lieve smorfia: ehi, il suo naso sta sanguinando. Per un momento resto di sale, poi però mi rendo conto che devo fare qualcosa, perciò fingo il dovuto imbarazzo e mi tocco interrogativamente il naso. Dopodiché tiro fuori il fazzoletto polo, già pieno di chiazze marroni, e mi pulisco le narici, cavando nel complesso piuttosto bene. Deve essere l'altitudine, rido, siamo talmente in alto. Annuisce silenzioso, guardando i numeri. L'ascensore si ferma al mio piano e quando le porte si aprono, dico a Tom: sono un suo grande fan. È bellissimo averla incontrata, finalmente. Oh sì, certo, Cruz mi rivolge il suo celebre sorriso e colpisce il pulsante per la chiusura delle porte. La ragazza con cui esco stasera, Patrizia Warner, bionda modella espulsa di recente da Whistler, dopo appena un semestre, ha lasciato due messaggi su segreteria telefonica. Per farmi sapere quanto è incredibilmente importante che lo richiami. Mentre mi ha letto la cravatta di seta B. Robinson, lumetisco, pongo il suo numero e mi sposto con il cordless in mano attraverso il forzamento per accendere l'aria condizionata. Lei risponde a tre squillo: sì? Patrizia, ciao, sono Pat Batman. Oh, ciao, dice lei. Senti, sono sull'altra linea. Posso richiamarti? Beh, dico. Ascolta, la mia palestra mi dice, hanno fatto casino con il mio conto, ti richiamo in un attimo. D'accordo, dico, e riaggancio. Vado in camera a letto e mi tolgo ciò che ho indossato oggi. Un abito di lana a spine di pesce con un pantalone di Giorgio Caffeggiali, una camicia di cotone Oxford Ralph Lauren, una cravatta da maglia comprata a Paul Stewart e scarpe di camoscio Corian. Mi infilo un paio di shorts da $60 comprato dai Bernice e faccio qualche esercizio di stretching, stringendo il telefono in attesa che Patrizia mi richiami. Dopo 10 minuti di stretching, il telefono suona e lascio squillare 6 volte prima di rispondere. Ciao, mi dice, sono io, Patrizia. Puoi aspettare un attimo, sono sull'altra linea. Oh, certo, dice lei. La tengo in attesa per 2 minuti, poi riprendo la linea. Ciao, dico, mi spiace. Non c'è problema, allora la cena, dico, passo da me verso le 8. Ecco, è proprio di questo che ti volevo parlare, mi dice lentamente. Oh no, Gemma, che c'è? Ecco, vedi, le cose stanno così, comincia. C'è questo concerto a Radio City e... No, 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 replicò adamantino. Niente musica. Ma mio ex fidanzato con se stessa della Sarah Lawrence è nel gruppo spalle. No, Patrizia, le dico con fermezza. Pensando tra me, cazzo, perché questo problema? Perché questa sera? Oh, Patrick, frigna lei nella cornetta. Sarà così divertente. Ora, sono praticamente certa che le probabilità di fare sesso con Patrizia questa sera siano piuttosto buone. Ma non se andiamo a un concerto in cui un suo ex fidanzato. Il concetto di ex in realtà non esiste per Patrizia. Suona nel gruppo spalla. Non sopporto i concetti, le dico, spostandomi in cucina. Apro il frigorifero e tiro fuori una bottiglia da un litro di Evian. Non sopporto i concerti, ripeto. Non sopporto la musica dal vivo. Ma questo non è come gli altri, poi aggiunge debolmente. Abbiamo degli ottimi posti a sedere. Senti, non c'è bisogno di discutere, dico. Se vuoi andarci, vacci. Ma io pensavo potessimo stare insieme, dice tesa per l'emozione. Pensavo andassimo a cena e poi, quasi sicuro in pensamento, stare insieme noi due. Lo so, le dico. Senti, dovremmo tutti poter fare esattamente ciò che vogliamo. Io voglio che tu faccia quello che vuoi. Le
Lei tace, poi tenta un nuovo approccio. Questa musica è così favolosa, così... So che sembra sdolcinata, ma è divina. Il gruppo è uno dei migliori che tu abbia mai visto. Sono divertenti e meravigliosi, la musica è talmente bella che, oddio, vorrei davvero che tu li vedessi. Ti divertiremo un sacco, te lo garantisco, mi dice con lacrimosa sincerità. No, no, vacci tu, dico, e divertiti. Parte, insiste lei, ho 2 biglietti. No, non sopporti i concerti, dico, la musica dal vivo mi ammazza. Beh, dice lei con un tono che sembra inteso di autentico rammarico, mi spiace sostenere andarci senza di te. Ti dico, vai e divertiti, sveglio il tappo del legno preparando la mia prossima mossa. Non preoccuparti, ci ando da solo al dorso. Non fa nulla. Segue una lunghissima pausa, che sono certo di poter tradurre in bene bene, adesso vediamo un po' se vuoi ancora andare a quello schifo di concerto, cazzo. Mando giù una bella tossa d'aria in attesa che mi dica che ora sarà qua. Hai portato a dorsi, intendo? Intendo per noi? Sì, dico per le 8:30. Beh, una resinatina e poi ci spiegando. Era... Beh, quello che voglio dire è che io l'ho già visti, volevo soltanto che li vedessi tu. Senti, che fai? Domando. Se non ci vieni, tu devo trovare qualcun'altra. Hai il numero di Amy Hampton. Oh, padre, dai, non essere precipitoso, ridacchia nervosamente. Sono altre 2 sere e posso vedere domani. Ascolta, calmati, d'accordo? Va bene, dico, sono calma. A che ora passo da lì? Mi chiedeva la puttana dal ristorante. Ti ho detto alle 8, risponde sgustato. Perfetto, dice, e poi con un sospiro sensuale. Ci vediamo alle 8. Indugia, sospettando che le dica qualcos'altro. Come se dovessi compiacermi con lei per aver preso la decisione giusta. Ma non ho certo tempo da perdere, attacco bruscamente. L'istante successivo a quello in cui sbatte il telefono in faccia, Patricia mi fiondo attraverso la stanza e acchiappo la zaga, suonando freneticamente finché non trovo il torso. Conti a 3 mandi che compongo il numero, occupato. In panico seleziono le petizioni automatiche della chiamata e per i 5 minuti successivi lei non dà altro che segnali di occupato, costante e sinistro, implacabile. Poi finalmente uno squillo, e nei secondi che precedono la risposta provo a piorare le sensazioni, una botta di adrenalina. Terza risponde una voce dal sesso indecifrabile, arredando l'ogia del muro del suono prodotto dal brusio di sottofondo. Attenda, prego. C'è un po' meno chiasso che uno stato affollato e devo fare appello a tutto il mio coraggio per restare lì e non riattaccare. Rimango in attesa per 5 minuti e sento il contrast così forte che la mano sotto mi fa male. Con una parte di me che intuisce la futilità di quello sforzo, un'altra parte che malgrado tutto spera ancora e una terza che invece è incazzatissima perché avevo potuto prenotare prima oppure farlo fare a Jean. La voce tonnellina gabbatamente dice: Torsia, mi schiarisco la gola. Sì, so che è un po' tardi, ma mi chiedevo se fosse possibile prenotare un tavolo per 2 per le 8:30, o magari le 9, lo dico tenendo gli occhi chiusi. Segue una pausa, con la folla in sottofondo che aumenta facendosi assordante, e mentre una certa speranza si fa stare dentro di me, riapro gli occhi. Consapevole che il maître, Dio lo benedica, sta probabilmente controllando le prenotazioni per vedere se qualcuno è disdetto. Dopodiché però sento una risata, prima sommessa e poi increscendo, sempre più alta, finché sbattono giù il ricevitore e la comunicazione si interrompe. Stordito, febbricitante e in piena sensazione di vuoto, studio la prossima mossa. Tutto tace, tranne la cornetta, nella quale fuoriesce il segnale di libero. Riprendo il controllo, controllo fino alle 6. Poco più volte recupero la concentrazione necessaria a fronteggiare il panico che monta dinanzi alla prospettiva, mi fermo a assicurare la prenotazione per le 8:30 in un locale che sono altrettanto almeno quasi 30 come in Torsia. Alla fine riesco a prenotare un tavolo al Bacardia per le 9 e soltanto perché qualcuno ha rinunciato. Anche se probabilmente Patrizia rimarrà delusa, può darsi che Bacardi le piaccia. I tavoli hanno altre posizioni, le luci sono tra le ordinatrici. E se non gli piace, cosa farà mai quella stronza? Mi denuncerà? Oggi, dopo aver lasciato l'ufficio, ho lavorato duro in palestra, ma non si è mai tornata. Così faccio 90 addominali e 150 flessioni, e poi corro da fermo 20 minuti. Mi faccio una doccia bollente, dopodiché uso un gel per il corpo, quindi un idratante, una crema per il volto. Per ciò che riguarda l'abbigliamento, pondero 2 selezioni. Ho l'abito in crespo di lana B. Robinson che ho comprato sex con camicia di cotone jacquard comprata da Chiavari, una cravatta Armani, una giacca sportiva in lana e cashmere acqua di blu, una camicia di cotone e pantalone di lana Alexandre Julien, con una cravatta di seta a pois Bill Glass. Il Julien potrebbe rivelarsi un po' troppo pesante considerato che siamo a maggio, ma se Patrizia indosserà il vestito Karl Lagerfeld che ho in mente, allora Julien sarebbe ideale, perché i due si intuirebbero alla perfezione. Quanto alle scarpe, mocassini con codrillo di stoni. Una bottiglia di Chef Burger è in ghiaccio nel secchiello d'alluminio, che a sua volta sta dentro il refrigerante per champagne, il quale poggia su un vassoio argentato. La Chef Burger non è male.
Non è cristallo, ma perché mi sprecai cristallo per questa puttanella? Non sarebbe comunque in grado di capire la differenza. Ne bevo un calice mentre l'aspetto, spostando di tanto in tanto gli animaletti sul piano di cristallo e tavolino da caffè, oppure sfogliando l'ultimo libro che ho comprato. Patrizia è in ritardo, mentre l'aspetto sul divano del soggiorno. Giungo a conclusione che Patrizia è salvo per questa sera. Non estrarrò improvvisamente un coltello e non lo userò su di lei solo per la gioia di farlo. Non trarrò quel piacere di guardarla sanguinare per le ferite da me provocate tagliandole la gola, o affettando il collo cavandole gli occhi. È fortunata, anche se non esiste alcuna vera ragione per la sua fortuna. Può darsi che sia salva perché la sua ricchezza, la ricchezza della sua famiglia, questa sera la protegge. O può essere che ciò dipenda semplicemente dal mio arbitrio. Magari il calice di Schubert che ha tomato il mio impulso. O forse è solo che non voglio rovinare l'abito di Alexandre Julien con gli spruzzi del sangue di quella puttana. Qualsiasi cosa accada, una cosa è certa, Patrizia rimarrà viva. E questa vittoria non richiede alcuna abilità, alcun volo di fantasia, alcuna ingenuità da parte di nessuno. È così che va semplicemente il mondo, il mio mondo. Arrivo contentamente di ritardo e dico al portinaio di farla salire, anche se faccio in modo da incontrarla fuori dalla porta mentre chiudo a chiave. Non indossa l'abito di Karl Lagerfeld che avevo in mente, ma comunque un aspetto abbastanza decente. Camicetta di seta con gemelli di diamante, pantaloni di velluto ricamati comprati a Saks, orecchini di cristallo e scarpette dorate. Aspetto fino a quando ci troviamo sul taxi per dire che non andiamo al bar, semiprofondo. Mi scuse, tirando in ballo le linee telefoniche sconnesse, incendio un metro vendicativo. Quando vedo la notizia e produce un piccolo singulto, ignoro le mie scuse e si volta d'altra parte per guardare fuori dal finestrino. Cerco di pagarla spiegandole quanto sia tranne e lussuoso ristorante verso cui siamo diretti e descrivendo la pasta con finocchi e banane e sorbetti, ma lei si limita a scuotere la testa. E io mi abbasso a dirle, Cristo, che il Bacardi diventa ancora più caldo grazie, ma lei non sarà abile, a tratti giuro le lacrime agli occhi. Non dice una parola fino a quando non ci fanno sedere a un tavolo mediocre, in fondo alla sala principale, e quando lo fa è solo per chiedermi un bellini. Io ordino come primo il ragione delle uova di alosa con composta di miele, come secondo il polpettone con salsa di scevra e bodi da quaglia. Le ordino identici con pinole e violette come secondo, e come primo la zuppa di burro d'arachidi con anatra affumicata e pure di zucchini, che suona strano ma non è affatto male. La rivista New York l'ha definita un piccolo piatto misterioso ma divertente, e lo comunica a Patrizia, che però si accende una sigaretta snobbando il fiammifero acceso che le porgo, e mi esala il fumo direttamente in faccia, lanciandomi tanto in tanto occhiate furiose che io educatamente ignoro, comportandomi da quel gentiluomo che so essere. Quando arrivano i nostri piatti, guardo il mio, con il triangolo rosso cubo del polpettone ricoperto dalla salsa di cevre colorata di rosso, dal succo di melograno, gli svolazzi di brodo di quaglia intorno alla carne, le fettine di mango disposto lungo il bordo del petto nero, a lungo, un po' confuso, prima di decidermi a mangiare, prendendo il sedante e la forchetta. Anche se la cena dura appena 90 minuti, come se fossimo rimasti seduti a Bacardi per una settimana. E benché non abbia nessuna voglia di andare al tunnel, mi sembra che questa sia la giusta punizione per Patrizia, considerato il suo comportamento. Il conto è di $320, meno di quanto mi aspettassi in effetti, e pago con la mia Amex il platino. In taximetro, i miei occhi sono inchiodati sul tassametro, l'autista cerca di attaccare il discorso con Patrizia. Tuttavia lo ignora totalmente e si controlla il trucco in una specie di luci, caricando di rossetto una bocca già molto carica. Stasera in TV c'è una partita di baseball, che credo di essermi dimenticato di registrare, così non potrò vederla al mio ritorno, ma mi vengono in mente le tue riviste che ho comprato oggi all'uscita del lavoro, e forse potrò passare un'ora o due meditandoci su. Controllo il Rolex e mi rendo conto che dopo un paio di drink farò comunque in tempo ad incasare per Late Night with David Letterman. Anche se Patrizia fisicamente è a posto e non mi spiacerebbe fare sesso col suo corpo, l'idea di trattarla gentilmente, di essere galante con lei, di scusarmi per la serata e per non essere riuscita a combinare al dossier mangiato in Bacardi così il doppio, Cristo Santo. Nella nausea. La puttana probabilmente è incazzata perché non siamo su una limousine. Il taxi si ferma davanti al tunnel. Pago la corsa e lascio una discreta mancia al conducente e apro la portiera a Patrizia, che ignora la mia mano quando cerco di aiutarla a scendere dall'auto. Non c'è nessuno in coda davanti ai cordoni stasera. In realtà l'unica persona sulla 24esima strada è un barbone seduto accanto a un cassonetto che geme per il dolore, imparando a carità qualcosa da mangiare. E noi lo oltrepassiamo rapidi mentre uno dei tre butta fuori, che stanno dietro i cordoni, ci fa entrare. E un altro mi dà una pacca sulle spalle dicendomi
Come va, Mr. Callaghan? Al che apre la porta Patrizia, e prima di seguire il whisky dico: alla grande, Jim, stringendogli la mano. Una volta dentro, dopo aver pagato $50 per l'ingresso, punto immediatamente verso il bar, fregandomi se Patrizia mi viene dietro oppure no. Ordino un Jim Beam on the rocks. Lei vuole una perrier. Senza l'email, si ordina da sola. Bevo mezzo bicchiere appoggiato al bancone a rimirare la barista corpo duro, ma improvvisamente qualcosa mi sembra fuori posto. Non si tratta né delle luci né le links che ha le prese con una new sensation, e poi della barista corpo duro. E qualcos'altro. Quando mi volto lentamente per vedere il club, mi trovo di fronte a uno spazio completamente deserto. Patrizia e io siamo gli unici due clienti dell'intero locale. Siamo, con l'eccezione del corpo duro, le uniche due persone dentro il tunnel. New sensation diventa The Devil Inside e la musica a tutto volume, ma sembra meno alta perché non c'è la folla che risponde. La pista vuole, vuota sembra enorme. Mi allontano dal bar e decido di dare un'occhiata alle altre zone del club, aspettandomi che Patrizia mi segua, ma lei non lo fa. Nessuno contro le scale che portano al sotterraneo. Mentre comincia a scendere musica, di sopra cambia, mischiandosi la versione di I Feel Free, cantata da Belinda Carlisle. Nel sotterraneo ci sono due che sembrano Sam e Elaine Sanford, ma l'oscurità è maggiore, più calda. Potrei sbagliarmi. Stanno bevendo champagne al bar. E io le oltrepasso e vado verso questo tipo messicano, estremamente elegante, seduto su un sofà. Indosso un completo di lana con giacca a doppio petto, una camicia di cotone, mocassini, pelle senza calze. Ed è in compagnia di una bella figa muscolosa modello euro spazzatura. Capelli biondo sporco, tette grosse, abbronzate, niente trucco. Che fumo merite ultralight e porta un abito di cotone stampato a zebra e scarpe di sete strasse al tacco alto. Domanda al tipo se il suo nome è Riccardo. Annuisce. Sicuro? Gli chiedo un grammo, dicendo che mi manda Madison. Tiro fuori il portafoglio e porgo un biglietto da 52 da 20. Lo dice la figa modella euro spazzatura e gli dà la sua borsetta. E gli mette in mano una borsetta di velluto. Riccardo si sporge e mi allunga un piccolo involucro. Prima che me ne vada, la ragazza della spazzatura mi dice che il mio portafoglio di gazzella le piace. Le rispondo che vorrei scoparmi le sue tette e poi forse tagliare le braccia. Ma la musica, George Michael che canta Fit, è troppo alta e lei non può sentirmi. Di sopra ritrovo Patrizia dove l'ho lasciata, solo al bar, a coccolare le sue perle. Senti, Patrick, mi dice, con atteggiamento più mansueto, volevo solo dirti che sono una puttana? Sentimi tu piuttosto, ti va una riga di coca? Le urlo interrompendola. Oh sì, certo, terribilmente confusa. Vieni, grido, prendendola per mano. Posa il bicchiere sul bancone e mi seguo attraverso il club deserto su quelle scale fino alla toilette. Non esiste alcun motivo per cui non si possa tirare di sotto, ma mi sembrerebbe volgare. Così ce la spariamo dentro uno dei cessi per gli uomini. Fuori dalla toilette mi siedo su un sofà e fumo una delle sue sigarette mentre lei scende di sotto e prende da bere. Torna su scusandosi per come si è comportata finora. Cioè, Macari mi è piaciuto un sacco, poi abbiamo mangiato benissimo e quel sorbetto al mango poi, oh mio Dio, è il paradiso. Senti, non importa se non ci siamo andate a Torsia. Possiamo sempre andarci un'altra di queste sere e lo so che probabilmente hai anche provato a prenotare un tavolo, ma in questo momento è talmente alla moda. Oh, sì, a Baccadi ho mangiato benissimo. Quando è che hanno aperto? Credo 3-4 mesi fa. Ho letto un'ottima recensione su New York, forse era su Gourmet. Ma comunque, ti va di venire con me a questo concerto domani sera? Oppure possiamo andare prima a Dorsey per il concerto e magari andarci dopo a Dorsey, ma forse non tengo aperto fino a così tardi. Patrick, dico sul serio, dovresti davvero vederli? Avatar è un ottimo cantante e una volta per la verità pensavo di esserne innamorata. Beh, a essere sincera, ero attratta fisicamente, non si trattava di amore. West mi piaceva un casino all'epoca, però si occupava di investimenti e roba finanziaria. Non riusciva a reggere la routine e ha avuto un esaurimento nervoso, ma non è stato per via dell'acea neppure a causa della cocaina. Cioè, io lo so, ma così quando tutto è andato in pezzi sapevo che sarebbe stato, tipo, meglio starmi alla larga senza averci a che fare. GMB, penso. Un bicchiere di GMB nella mia mano destra, penso. Mano, penso. Camicia comprata a chiavele, fusilli, penso. Jamie Jarrett, penso. Piacerebbe scoparmi Jamie Jarrett, penso. Porsche 911. Piacerebbe possedere un Chappelle, 26 anni, penso. Tra l'anno avrò 27.
Un Valium, vorrei un Valium. No, due Valium, penso. Telefono e cellulare, penso. In tintoria. La tintoria cinese dove di solito mando i miei abiti insanguinanti mi ha restituito ieri sera una giacca Soprani, due camicie bianche Brox Brothers e una cravatta Agnese B, ancora coperta di tracce di sangue di chissà chi. Un appuntamento per pranzo. Da 40 minuti prima di andarci decido di passare in tintoria a reclamare. Oltre alla giacca Soprani, la camicia e cravatta, porto con me una borsa di lenzuola insanguinate che necessitano di una ripulita. La tintoria cinese è a 20 isolati al mio appartamento, nel West Side, non lontano dalla Columbia. Dato che in realtà non ci sono mai andato prima di persona, a distanza mi sconvolge. Fino ad ora sono sempre venuta a ritirare la roba nel mio appartamento per poi riportarmi nel giro di 24 ore. A causa di questa escursione, stamattina non ho tempo per la palestra. E dato che mi sono svegliato tardo per via di un fessino alla coca, iniziato recentemente e portatosi fino all'alba, dopo che con Charles Griffin e Hilton Asbury ci eravamo imbucati al party di una rivista Lame Key, per finire davanti alla mia cassa automatica intorno alle 5, mi sono perso il Petty Winter Show, che in effetti era replica di un'intervista al presidente, quindi non mi sono poi perso granché, suppongo. Sono teso, i capelli un po' matati, e il cane mi fa male, tengo un sigaro, spento, stretto fra i denti, e indosso un abito Armani, una camicia bianca di cotone Armani, una cravatta di seta sempre Armani. Sono elegante, ma lo stomaco sotto sopra il cervello mi scoppia. Arrivata in Italia, sfioro un barbone di lacrime. Un vecchio di 40-50 anni, grasso e grigio. E proprio mentre apro la porta noto, è davvero il massimo, che è anche cieco. E allora gli pesto un piede, anzi glielo schiaccio, in modo che a lui cade di mano la ciotola per la limosina e tutti gli spicciosi spargono sul marciapiede. L'avrò fatto apposta? Cosa ne dite? O si tratta di un incidente? Quindi per 10 minuti mostro le macchie di sangue al maggiore proprietà editoria. Una vecchia cinese che va persino a chiamare suo marito nel retro, visto che non capisco una parola di quello che dice. Se non che il marito rimane completamente muto e non prova nemmeno a tradurre. La vecchia continua a blaterare in cinese, credo, e alla fine decido di fermarla. Si è messa in tiro un momento. Alzo la mano col sigaro tra le dita, la giacca Soprani appoggiata sull'altro braccio. Tu non... Non mi stai fornendo scuse plausibili. La cinese seguita a scottire qualcosa, aggrappandosi alle maniche della giacca con un piccolo pugno. Spazzo via la sua mano e spogliandomi verso di lei scandisco le parole molto lentamente. Che cosa sta cercando di dirmi? Lei non la smette di uggiolare, con gli occhi spiritati. Il marito solleva davanti a sé le due lenzuola che ho portato nella borsa, entrambi spocchi di sangue secco. Candegina? Domanda la vecchia. Stai cercando di dire candegina? Scuoto la testa incredulo. Candegina? Oh mio Dio! Lei continua a indicarmi le maniche della giacca Soprani quando si volta verso i due lenzuola la voce delle sale di un'ottava. Due cose, dico più forte di lei. Primo, non si può candeggiare una Soprani, è fuori questione. Secondo, questo dico ancora più forte, secondo, queste lenzuola le trovo solo a Santa Fe. Sono lenzuola molto costose e mi servono davvero pulite. Ma lei sta ancora parlando. Io annuisco come se capisse le sue ciance. Dopodiché le sorride di corpo e mi accosta alla sua faccia. Se non chiudi quella cazzo di bocca ti ammazzo. Mi capisci, sì o no? La cinese al contrario blattera ancora più in fretta, con gli occhi spalancati. Tuttavia, forse a causa delle rughe, il suo volto pare stranamente privo di espressione. Pateticamente, torna a indicare le macchie. Poi mi rendo conto che è inutile, lascio perdere, sforzandomi di capire cosa sta dicendo. Finché a caso le interrompo, parlando di nuovo più forte di lei. Adesso stai a sentire, ho un appuntamento per pranzo parecchio importante. Do un'occhiata al mio Rolex. Tra 30 minuti all'Albert, torno a guardare la faccia piatta e gli occhi a mandorli della vecchia. E ho bisogno di quello. No, aspetta, 20 minuti. Ho un appuntamento per pranzo all'Albert tra 20 minuti con Ronald Harrison e quelle lenzuola mi servono pulite per questo pomeriggio. Ma non mi stai ascoltando. Continua a farneticare qualcosa della stessa lingua straniera, spastici. Non ho mai appiccato un incendio doloso e comincia a chiedermi com'è che si fa. Quali materiali sono necessari, benzina, fiammiferi o magari basta il gas e l'accendino. Senti, mi scuote sincero in tono cantilenante, mentre lei si volta verso il marito muovendo scomposta la bocca e lo annuisce durante una breve pausa alla moglie. Le dico sul muso, non riesco a capirti. Lei farfuglia qualcosa. Come? Le chiedo con cattiveria. Non mi hai sentito? Vuoi un po' di prosciutto? È questo che hai detto? Vuoi un po' di prosciutto? Si aggrappa di nuovo
ha una manica della giacca soprano, smunita dietro il banco, accigliata e distaccato. Sei una deficiente, urlo furioso. Lei seguita a bascicare, imperterrita, indicando testarda le macchie sulle lenzuola. Puttana deficiente, capisci? Grido, rosso in volto e sull'orlo delle lacrime. Sto tremando. E lei strappa la giacca di mano mormorando. Oh, Cristo! Alle mie spalle la porta si apre, un campanello tintinna e io mi ricompongo. Chiudo gli occhi, respiro profondamente. Ricordo a me stessa che devo passare da solarium dopo pranzo. Patrick? Assurdo di una vera voce, sobbalzo. Poi mi giro e riconosco la mia coinquilina, una tipa che ha incrociato il mucchio di volto alle labbra e che mi guarda sempre con ammirazione. È più vecchia di me, sulla trentina, non male, sono un po' sovrappeso. E indossa una tuta da jogging. Compra da dove? Da Blue Magdes? Non hai idea. Ed è raggiante. Sto gli occhi da sola e mi sorride. Ciao Patrick, sapevo chi eri tu. Siccome non so assolutamente come si chiami, sospiro un salve. Poi baffò anche in fretta qualcosa di simile a un nome di donna. Dopodiché era fisso perplesso, esausto, tentando di controllare la rabbia, mentre la cinese stringeva implacabile dentro di me. Infine batto le mani e dico, bene! La tipa resta lì confusa, poi va nervosamente verso il banco con il mano ricevuta. Non è ridicolo arrivare fin qui, dico, ma la tintoria migliore che conosco. E allora perché non riescono a far sparire queste macchie? Le chiedo paziente, con un sorriso, e tengo gli occhi chiusi fino a che la cinese non tace per poi riaprirli. Voglio dire, tu sei in grado di comunicare con questa gente o cosa? Le domando dolcemente. Io non ci riesco. Lei si avvicina alla lenzuola che il vecchio continua a reggere. Oh mio Dio! Vedo, mormora. Un attimo in cui sfiora la lenzuola, la vecchia riprende a batterare, ma senza farci caso la tipa mi chiede. Cosa sono queste? Osserva nuovamente le macchie, ripete. Oh mio Dio! Guarda a mia volta la lenzuola che sono davvero un disastro. È il succo di mirtillo, di mirto. Si volta verso di me, annuisce, insicura, poi immediatamente azzarda. Non mi sembra mirtillo, cioè mirto, fisso lungo l'insola prima di balbettare. Beh, voglio dire, in realtà è bosco, sai, tipo, mi blocco, tipo il Dav Bar. E dov'è? Hai presente lo sciroppo Ashes? Oh, certo, annuisce, forse con una punta di scetticismo. Oh mio Dio, senti, se tu potessi spiegare, mi faccio davanti strappando un insola al vecchio. E sei davvero grato, piego il lenzuolo e lo poso direttamente sul banco. Poi controllo ancora il Rolex e spero. Sono proprio in ritardo. Ho un appuntamento per pranzo alla Bersa tra 15 minuti. Vado alla porta di teoria e la vecchia cinese riprende a pulire disperatamente, agitando un dito verso di me. La guardo torvo, sforzandomi di non scimmiottarla. Ah, Bersa, oh, davvero, mi chiede la tipa, impressionata. Siamo trasferiti downtown di recente, non è vero? Già, beh, oh, ragazzi, senti, devo proprio andare. Mi deve essere un taxi dall'altra parte della strada e con falsa gratitudine gli dico grazie, Samantha. Victoria, oh già Victoria, pausa, non ho detto Victoria, no, hai detto Samantha. Beh, mi spiace, sorrido, ho qualche problema, forse potremmo prendere insieme la prossima settimana, mi propone speranzosa avvicinandosi a me mentre cerco di sloggiare il negozio. Sai, capito spesso alle parti di Wall Street. Oh, non so Victoria, mi sforzo di esibire un video di scusa. Mi sto vedendo lo sguardo alle sue cosce. Lavoro di continuo. Ecco, che ne diresti, dunque, magari un sabato? Mi chiede Victoria, preoccupata di non allargarsi troppo. Sabato prossimo? Le domando, controllando di nuovo Rolex. Sì, si stringe timidamente alle spalle. Oh no, non posso, temo. Vado alle matinée delle Miserable. Mento. Senti, devo proprio andare. Passo una mano sui capelli e borbotto. Oh Cristo, prima di costringermi ad aggiungere, ti chiamerò. D'accordo, mi sorride sollevata. Non dimenticartelo. Guardo torbo la cinese ancora una volta e corro via da quel cazzo di posto, all'inseguimento di un taxi inesistente, per poi rallentare a uno o due isolati di distanza da tintoria e... A un tratto mi ritrovo a fissare una ragazza senza tetto. Davvero carina sugli scalini di un edificio elegante sulla Amsterdam. Un bicchiere di polistirene posato ai suoi piedi e come guidato da un radar vado verso di lei, sorridendo, frugandomi in tasca in cerca di spiccioli. Il suo viso sembra troppo giovane, fresco e abbronzato per un senza tetto, e c'era nella sua miseria ancora più commovente. La esamino con attenzione nei secondi che mi occorrono per andare dal bordo del marciapiede e gradire dove è seduta. La testa china, lo sguardo perso. Alza gli occhi senza sorridere, quando avverte la mia presenza che incombe su di lei.
La mia cattiveria scompare e desideroso di fare qualcosa di carino e di semplice e di gentile, mi sporco, irradiando simpatia verso il suo viso grave e inespressivo e gettandole un dollo nel bicchiere di polistirene le dico buona fortuna. Lei muta espressione, soltanto allora nota il libro, Sartre, che tiene in grembo e subito dopo la cartella della Columbia lì accanto e infine il caffè nero dentro il bicchiere nel quale galleggia la mia banconota. E in bigliette tutto cade nel giro di pochi secondi, è come se la scena venisse proiettata al rientratore e lei guarda prima me e poi il caffè e grida «Ehi, che cazzo di problemi hai?» E raggelato, ingobito sopra il bicchiere, mi faccio il piccolo e balbetto. Io non mi ero accorto che era pieno. E mi allontano stravolto facendo segno a un taxi. E mentre questo mi porta agli Ubers ho le allucinazioni. Gli edifici diventano montagne, vulcani, la strada è una giungla. Il cielo un fondale dipinto, tanto che prima di scendere dall'auto devo sfregarmi gli occhi per scrivermi la vista. Il pranzo agli Uber si trasforma in un'incinazione permanente, durante la quale mi ritrovo a sognare da sveglio. A Larry's. Bisogna che i calzini si intonino ai calzoni, spiegato Mamley a Rivers, che lo ascolta attento, rimestando il suo Beefeater on the Rocks con l'apposito stecco. «E chi lo dice?» chiede George. «Sta a sentire», spiega paziente Emlyn. «Se indossi un paio di calzoni greggi, metto un paio di calzini grigi, più semplici di così». «Un momento», intervengo. «E se le scarpe sono nere?» «Nessun problema», dice Emlyn, sassiggiando il suo martini, «a patto che la cintura si intoni alle scarpe». «Stai dicendo che con un abito grigio si possono portare i calzini sia grigi sia neri?» domando. «Beh, sì», dice Emlyn, confuso. «Credo, ho detto così?» Vedi, Emily, dico, non sono ben d'accordo con la tua teoria, perché in realtà le scarpe sono parecchio lontane dalla cintura. Penso debba essere la cintura e intonarsi i pantaloni, invece. Ha ragione, dice Rivers. Tom Emily, George Rivers e io siamo a Larry's e sono appena passate le 6. Emily indossa un abito Albion, una spedita camicia a righe di cotone dal colletto ampio, una cravatta di seta e una cintura Ralph Lauren. Rivers indossa un abito a doppio petto e 6 bottoni Christian Dior, una camicia di cotone, una cravatta di seta fantasia, scarpe stendate e pelletta forata, un fazzoletto di cotone toscano, probabilmente Brooke Brothers. Tiene gli occhiali dal sole, la fompa lì, su un tovagliolo accanto al suo drink e una valigetta diplomatica piuttosto bella comprata, da Tina Anthony, su una sedia vuota vicino al suo tavolo. Io indosso un abito gessato e franella con una giacca a un petto e 2 bottoni, una camicia di cotone a righe multicolori pastellato con taschino di seta, tutto Patrick Huber, una cravatta di seta pois, Bill Bless e occhiali da vista con montatura e la fanfarie. Un paio di cuffie di uno dei nostri lettori CD portati e il saccente del tavolo circondato da bicchieri e una calcolatrice. Davis e Emily oggi hanno lasciato l'ufficio in anticipo per andare dai loro visaggisti e entrambi hanno un bel aspetto, la faccia rosa ma abbronzata. Capelli corti e impomatati. Il petto Winter Show stamattina ha incendiato il sirambo nella vita di tutti i giorni. Ma in gilet? Chiede Rivers a Todd. Non sono out? No, George, dice Hamilton. È ovvio che no. No, convengo. I gilet non sono mai andati fuori moda. Ecco, veramente la domanda era, com'è che si devono portare? Si corregge Hamilton. Il gilet deve... attacchiamo insieme a Rivers io. Oh, scusami, dice Rivers, vai avanti. No, figurati, dico io, continua tu. Insisto, dice George. Beh, il gilet deve essere aderente al corpo e coprire la cintola, dico. Deve sporgere appena sopra la giacca apportonata al completo. Se sporge troppo, il completo appare quasi restrittivo, producendo un effetto senza indubbio indesiderato. Dice Rivers, praticamente ammutolito, con aria confusa. Già, lo sapevo. Mi ci vuole un altro gin B, dico alzandomi. Ragazzi, mi fido on the rocks con sorsetta. Rivers puntando un dito verso di me. Martini, Emily, come desiderate? Raggiungo il bar e mentre Freddy prepara il drink sento un tipo, questo greco della First Boston. Mi pare si chiami William Theodopoulos, che indossa una specie di giacca di lena, piede pull un po' volgare e una camicia appena decente, ma anche una cravatta di cashmere Paul Smith, davvero super, capace di far apparire il vestito migliore di quanto non sia. Che dice un altro tipo greco, anche lui davanti a Andy Koch, sta a sentire. Ho letto che al Chernobyl, che il posto aperto del tizio, che ha aperto il tunnel, c'era Sting. E poi è arrivata Whitney su una Porsche 911 e... torno al nostro tavolo. Dovrei stare raccontando a Emily come spiaffeggio i mendicanti per strada, mostrando loro un dollo per poi levarglielo da sotto il naso.
e rimetterselo in tasca quando gli sorpassa. «Senti, ti dico che funziona», insiste. «Sono talmente scioccati che non aprono nemmeno bocca». «Basta dire no», gli dico posando i bicchieri sul tavolo. «Aggiungere altro non serve?» «Basta dire no», e mi sorride. «Funziona?» «Beh, soltanto con le mendicanti cinte, ammetto». «Immagino che tu non abbia provato il tuo metodo basta dire no con quel gorilla alto 2 metri che chiede elemosina in Champion Street», fa Rivers. «Quello che fuma crack, hai presente?» «Sentite un po', cosa sapete di questo nuovo club chiamato Nekni?» domanda sempre Rivers. Ha visto Paul Owen, seduto a un tavolo dall'altro lato della sala insieme a un suo di Tremor, o forse di Roger Daly. E con loro c'è un tipo praticamente identico a Frederick Connell. Moore lavora per la società del nonno. Tra indossa un abito di lana a quadretti multicolore. «Nekni?» chiede Emily. «Che roba è?» «Ragazzi, ragazzi», dico. «Che c'è laggiù seduto con Paul Owen, Tremor?» «Dove?» Rivers. «Si sta innalzando, da quel tavolo», dico. «Quelli là, non è Madison quello?» «No». «E Diddle», dice Rivers, si infila gli occhiali da vista per accertarsi. «No», dice Emily, «è Tremor, sei sicuro?» domanda Rivers. Prima di uscire però Owen si ferma allo suo tavolo. Porta il chiede da solo perso e regge la cartella. «Salve gente», dice Owen presentandoci i 2 tipi che sono con lui, Tremor e un certo Paul Denton. Rivers e Emily stringono e io stringiamo loro la mano senza alzarci. George e Todd cominciano a parlare con Tom, che è di Los Angeles. E sa dove si trova il Nekni. Owen rivolge la sua attenzione su di me, che mi rende leggermente nervoso. «Come va?» mi chiede Owen. «Alla grande», risponde. «E tu?» «Oh, splendidamente», dice lui. «Che mi racconti il portafoglio, Hawkins?» «Va, ho un attimo di esitazione, ma continuo, anche se balbetto un po'. Va bene?» «Davvero?» mi chiede lui, vagamente impensierito. «Interessante», dice, sorridendo con le mani intrecciate tra la schiena. «Non splendidamente?» «Oh, beh», dico, «sai com'è?» «Come sta Marcia?» mi domando, sempre sorridendo, dando un'occhiata alla sala, senza ascoltarmi. «È una ragazza splendida!» «Oh, sì», dico io, turbato, «sono fortunato!» Owen mi ha scambiato per Marcus Olvestarn. Magari in realtà Marcus è con Cecilia Vanier, ma in qualche modo non ha importanza. E poi la gaffa ha una sua logica, visto che anche Marcus lavora per l'MPMP, occupandosi delle cose di cui mi occupo io, oltre ad avere anche lui un debole per gli appetiti valentini e gli occhiali da vista, senza contare che andiamo dallo stesso barbiere, all'Hotel Pierre, e dunque la confusione mi sembra comprensibile, non mi sconvolge. Un po' l'intorno continua a fissarmi, cercando di non farsi notare, come se sapesse qualcosa, come se fosse sicuro di riconoscermi. Allora mi chiedo se per caso non ci fosse anche lui su quella nave da crociera tempo fa, quella notte dello scorso marzo. Se è così, penso, devo farmi dare sul mio telefono, o ancora meglio il suo indirizzo. «Beh, dobbiamo bere qualcosa insieme una volta», dice Owen. «Splendido», fa lui, «sentiamoci, ecco il mio biglietto». «Grazie», dico, e prima di infilarmelo in tasca lo guardo attentamente, provando sensazioni di sollievo per quanto è rozzo. «Magari porterò con me», esito, poi dico prudentemente. «Massa?» «Sarebbe splendido», dice. «Ehi, siete già stati in quel bistrò salvadoregno sulla 83esima?» chiede. «Andiamo a mangiare lì stasera?» «Sì», voglio dire «no», dico. «Ma ho sentito che non è male», sorrido debolmente e sorseggio il mio drink. «Già, anch'io», controllo il Rolex. «Trent, Dindon, muoviamoci, la prenotazione è tra 15 minuti». Ci salutiamo, mentre si dirigono verso l'uscita e si fermano al tavolo dove sono seduti Diddle e Hamilton, o almeno quello che pensi siano Diddle e Hamilton. Prima di lasciare il locale, Denton si gira ancora una volta verso il nostro tavolo, verso di me, e sembra spaventato, come se la mia presenza lo facesse cadere in preda al panico, ricordando di qualcosa. E questo spaventa anche me. «Gestisci il portafoglio Fisher», dice Rivers. «Oh merda», dico io, «non me lo ricordare». «Bastardo fortunato», dice Emily. «Avete mai visto la sua ragazza?» chiede Rivers. «Laurie Kennedy, un corpo duro totale». «La conosco», confesso, voglio dire, «la conoscevo». «Perché lo dice con quel tono?» chiede Emily intrigato. «Perché lo dice con quel tono, Rives?» «Perché se l'è fatta», ribatte Rives disinvolto. «Come fa a saperlo?» domando sorridente. «Batman è successo con le ragazze. Rives sembra un po' ubriaco. È un tipo GQ, lui. Sei un GQ totale, Batman». «Grazie, bello, ma...» Non capisco se stai facendo questa calma, in ogni modo provo un sussulto d'orgoglio. Così cerco di non tirarmela troppo dicendo «ho una personalità disgustosa». «Oh, Cristo, Batman», cracchiamino, «che importa?» «Come dico, ce l'ha?» «E allora?» «È l'aspetto che conta. La Rick Kennedy è un'autentica puledra,
dice Emlyn con enfasi. Non mi dice dire che gli interessava per qualche altro motivo. Se hanno una bella personalità, allora nascondono qualcosa di brutto, dice Reeves, piuttosto confuso dalle stesse affermazioni. Se hanno una bella personalità, ma non sono strafighe. Reeves alza le mani in segno di resa. Chi cazzo se li incula? Beh, allora diciamo in via ipotetica d'accordo. E se ce l'hanno una bella personalità? Domando sapendo perfettamente quanto sia stupida e priva di speranza la questione. Bene, ipoteticamente parlando sarebbe anche meglio. Ma, dice Emlyn, lo so, sorrido. Non esistono polede con una bella personalità. Diciamo tutti in coro, scoppiando a ridere battendo cinque. Una bella personalità, attacca Rivers, consiste in una figa con un piccolo corpo duro capace di soddisfare qualsiasi esigenza sessuale senza fare troppo da stronza. È in grado di tenere la sua cazzo di boccaccia chiusa. Sentite, dice Emlyn, che l'accordo ammonisce. Le uniche ragazze con una bella personalità, quelle furbe o magari simpatiche, quasi intelligenti o addirittura dotate, anche se Dio solo sa che cosa cazzo significhi, sono brutte. Assolutamente, Rivers conviene. Questo perché devono compensare il fatto di essere così racche. Cazzo, dice Emily sovraccandosi sulla sedia. Beh, la mia teoria è sempre stata questa, comincio. Gli uomini sono al mondo solo per procreare, per preservare la specie, no? Entrambi uniscono. L'unico modo per riuscirci, continuo, scegliendo con cura le parole, è far sorrizzare da un piccolo corpo duro, ma talvolta il denaro, la fama. Niente ma, mi interrompe Emily. Batman, mi stai dicendo che ti sbasteresti una come Aubrey Winfrey? Quella è ricca e potente. Oppure che gli arricchereste Neil Carter? Quella in cartellone Broadway è una voce notevole. Un momento, dice Rivers. Chi è Neil Carter? Non ne ho idea, dico, confuso quel nome. Sarà proprietario del Nels, suppongo. Stammi a sentire, Batman, dice Emily. L'unica ragione per cui le fiche esistono è farci rizzare come hai detto. La sopravvivenza delle specie no. Più semplice, prendere l'olio del suo bicchiere e se la lasciate in bocca, di così? Dopo una pausa effetto domando, sapete cos'è che diceva Ed Gein a proposito di donna? Ed Gein, chiede uno di loro, il metracane al bar. No, dico, il serial killer Wisconsin anni 50, un tipo interessante. A te queste storie sono sempre piaciute, Batman, fa Rivers, e poi Emily. Batman legge la loro biografia di continuo, Ted Bundy, Son of Sam, Fatal Vision, e Charlie Mason, tutti quanti. Allora che cosa diceva Ed? Chiede Emily interessato. Diceva, comincio, quando vedo una bella ragazza camminare per strada penso a due cose. Una parte di me vorrebbe uscire con lei e parlarle, ed essere davvero dolce e tenero e trattarla come si deve. Mi fermo e mando giù il mio JB tutto d'un sorso. E l'altra parte che cosa pensa? Domanda Emily curioso. Che effetto farebbe la sua testa infilzata su un palo, dico. Emily e Rivers si guardano a vicenda e poi guardano me, a che io scoppio a ridere. E allora entrambi ridono alla volta, ma un po' a disagio. Sentite, cosa facciamo per cena, dico, cambiando argomento con disinvoltura. Che ne dite di quel locale indo-californiano nell'Upper West Side, suggerisce Emily. Per me va bene, dico io. Buona idea, dice Rivers. Chi prenota? Chiede Emily. Al Dick Chase. Conte Lawrence mi invita a cena lunedì sera e l'invito sembra vagamente sessuale. Perciò accetto. Ma c'è un tranello. Perché dovremmo sopportare la presenza di due diplomati della Camden, Scott e Anne Smith. E andare a mangiare al ristorante scelto loro sulla Columbus Avenue, di nome Dick's Sherry, locale su cui ho fatto condurre una rapida indagine dalla mia segretaria, che mi ha presentato tre ipotesi alternative di ciò che potrò ordinare del menù prima che lasciassi l'ufficio. Le cose che Canto mi ha raccontato a proposito di Scott e Anne. Lui lavora all'agenzia pubblicitaria. Lei apre ristoranti con i soldi di papà. Recentemente, in 1968, nell'Upper East Side. Durante interminabili corse in taxi, attraverso la città, sono appena meno interessante il resoconto della giornata. Courtney, oggi è andato a farsi fare il viso da Elizabeth Arden e a comprare utensili da cucina da Potney Bear. Tutto ciò, ben inteso, strafatta di litio. Per poi raggiungermi a Larry's, dove abbiamo preso l'aperitivo con Charles Murphy e Rusty Webster, e dove lei ha dimenticato sotto il tavolo la borsa con gli utensili comprati a Potney Bear. Quello che ho detto della vita di Scott Ann, che mi pare anche solo remotamente suggestivo, consiste nel fatto che hanno adottato un ragazzino coreano di 13 anni, poco dopo il loro matrimonio, chiamandolo Scott Junior e mandandolo all'Exeter, la scuola che Scott ha frequentato 4 anni prima di me. Mi auguro che abbiamo prenotato un tavolo,
avverto Catherine il taxi. Per favore, spegni quel sigaro, Patrick, dice lei lentamente. È l'auto di Donald Trump, quella? Chiede osservando la limousine bloccata in un gorgo accanto a noi. Oddio, Patrick, taci, dice lei, con una voce impastata da tossica. Sai, Catherine, nella mia cartella bottega veneta c'è un Walkman che potrei anche decidere di usare, dico. Fatti un altro po' di video. Oppure beviti una Diet Coke. La caffeina potrebbe aiutarti a venire fuori dall'impasse. Ti servo solo per un bambino, dice lei piano. Guardano chissà cosa fuori dal finestrino. Sono due bellissimi bambini. E che a me che parli ho lo sciumi qua davanti. Sospiro. Forte abbastanza tuttavia perché il taxista italiano mi senta. Naturalmente Catherine non replica. Il padre Quint Show stamattina è incentrato sui profumi, i rossetti e il trucco in generale. Luca Reuters, fidanzato in carta, è fuori città, a Phoenix, e non tornerà mai notte prima di giovedì sera. Carter indossa una giacca di lana e un gilet, una t-shirt di jersey e pantaloni di gabardine Bill Blass, orecchini di cristallo, smalto e oro, e scarpe da sera dal sì raso di seta. Io indosso un abito di tweed fatto su misura, una camicia di cotone con patti Alan Fuser, con una cravatta di seta Paul Stewart. Questa mattina in palestra mi sono fatto una coda di 20 minuti per lo Stemmaster. Saluto con un cenno della mano un barbone all'angolo tra 44esima e l'ottava. Poi lo manda a fanculo mostrandogli il medio. Stasera la conversazione verte sull'ultimo libro di Elmo Leonard, che non ho letto, su certi articoli di critica gastronomica, che ho letto, sulla colonna sonora della versione inglese di Miserable, paragonata a quella americana, su quel nuovo bistrò salvadoregno e l'incrocio tra la seconda e l'83esima, e su quale sia il quotidiano con le migliori pagine di cronaca mondana. Il Post o il News? Pare che Annie Smith e io abbiamo una conoscenza in comune, una cameriera di Lambton Spain, che ho violentato con un flacone di lacca lo scorso Natale, quando per le vacanze sono andata a sciare. Indic Chase, superfallato e chiesa assordante l'acustica pessima, a causa del soffitto altissimo, e se non vado errato, i diffusori propagano il frastuono sottostante la versione New Age di White Rabbit, un sosia di Forest Edward. Peli biondi un po' matati, occhiali da vista alla montatura di legno di sequoia, abito armani con bretelle. Siede con Carmen Becker, analista finanziaria della Drexel, credo, dall'aspetto non troppo brillante. E ci vorrebbe un po' più di trucco. E il suo abito di Twitter a Florent è troppo severo. Sono a un tavolo mediocre vicino al bar. Qui la cucina è californiana classica, dice Anne, spogliandosi verso di me che, dopo che abbiamo ordinato. L'affermazione necessita di una replica, suppongo, e dato che Scott e Country stanno discutendo i pregi della cronaca mondana sul Post, temo tocchi a me. Vuoi dire se è paragonata alla regina californiana normale? Chiedo incerto, scendo con cura le parole per poi aggiungere debolmente, o alla cucina post-californiana. Voglio dire, so che suona un po' snob, ma si tratta di mondi completamente diversi, sfumature, dice, e però fondamentali. Ho sentito parlare della cucina post-californiana, dico, acutamente consapevole del design del locale, tubature, esterni, colonne e forno a vista e siete straio. In effetti l'operazione è assaggiata. Non è in base di verdurine, burrito, stica pasanta, crackers e wasabi. Sono sulla strada giusta? Pensi che ci saranno problemi per prenotare un tavolo per venerdì? Scott indossa un maglione di cashmere a strisce rosse, viole e nere, comprato a Paul Stewart, pantaloni sformati in velluto, coste Ralph Lauren e mocassini di pelle con len. Beh, è possibile, risponde. Ottima idea, mi piace proprio, dice Anne, cogliendo un violetto del piatto e annusandolo prima di posarsela con cura sulla lingua. Indosso un maglione fatto a mano di mohair a strisce rosse, viola e nera, comprato da Gus Van Dacken Couture, e pantaloni comodi Anne Klein, con scarpe scamosciate aperte in punta. Un cameriere si avvicina grande falcata al posto del nostro corpo duro, per consiglierci di ordinare altri beveraggi. Jimmy, liscio, dico precedendo tutti gli altri. Carter ordina champagne on the rocks, cosa che segretamente mi sbigottisce. Oh, dice come ricordandosi qualcosa, posso avere con una scorzetta? Una scorzetta di cosa? Le chiedo irritato. Incapace di trattenermi, fammi indovinare, melone? E intanto penso, oh mio Dio, Batman, perché non ho restituito quei video, cazzo stupido figlio di puttana che non sei altro? Intende dire limone, signorina, dice il cameriere lanciandomi un'occhiata faciale. Certo, naturalmente, limone. Carton annuisce come smarrita in un qualche sogno, ma estasiata dimentica di tutto.
Io prenderò un bicchiere di... Oh, beh, credo di acacia, dice Scott. E poi rivolto a noi. Che cosa prendo, un bianco? Prendo proprio uno chardonnay. Possiamo mangiare il salmone con il cabernet. Vai, concorda Legrand. D'accordo, allora prendo il... Oh, Gesù, Sauvignon bianco, dice Scott. Il cameriere sorride, confuso. Scott, strillando, Sauvignon bianco. Scherzavo, sogghigna lui. Prendo lo chardonnay, la caccia. Quanto sei stronzo. Anne sorride sollevata e simpatico. Dunque, chardonnay, dice Scott al cameriere. Ottima idea, dice Catherine, dandogli dei colpetti sulla mano. Per me, Anne si blocca, indecisa. Oh, per me, sono di cocco. Scott alza gli occhi dal suo ripanico turco, che sta intingendo una piccocciata d'olio di oliva. Non bevi stasera? No, dice Anne sorridendo maliziosa. Chissà perché, ma che cazzo se ne sbatte, non sono dell'umore. Neanche per un bicchiere di Chardonnay, domanda Scott. Che ne dici un Sauvignon bianco? Alle 9 lezioni di aerobica, dice lei, perdendo il controllo. Davvero, non posso. Beh, allora non bevo nemmeno io, dice Scott deluso. Voglio dire, alle 9 una lezione anch'io. Qualcuno vuol sapere dove non sarò domani mattina alle 8, chiedo. No, tesoro, so bene quanto ti piaccia la caccia. Anne si sporge e stringe la mano a Scott. No, bella, ripiego sulla pellegrino, dice Scott, indicandola. Io tengo le dita sul tavolo con molta energia, sussurrando tra me. Merda, merda, merda. Carto tiene gli occhi semichiusi e respira profondamente. Senti, mi butto, dice Anne alla fine. Prendo un Antiquot con rum. Scott sospira, poi sorride raggiante. Bene. Sai, mi intrometto, dovresti prendere una Diet Pepsi, è molto meglio col rum. Davvero? Mi chiede Anne, cosa vuoi dire? Dovresti prendere una Diet Pepsi al posto del Diet Coke, ripeto, è molto meglio, è più frizzante, ha un gusto più pulito. Si mescola meglio col rum e contiene meno sodio. Il cameriere, Scott, Anne e persino Kat mi fissano tutti come se avessi affermato qualcosa di diabolico, di apocalittico. Come se avessi infranto un mito distrutto un idolo al quale guardavano con sincera deferenza. E a un tratto il silenzio sembra incombere su Dick Shale. Ieri sera ho affittato un film intitolato Inside the Lead Sass e sotto l'effetto di due alcol mandati giù, tra l'altro con dieta Pepsi, ho guardato Lydia, una corpo duro e bionda, tinta super abbronzata, con un culo perfetto e due tette formidabili, che a quattro zampe spompinava questo tipo con un cazzo enorme. Mentre un'altra piccola corpo duro bionda con una figa bionda dai contorni perfettamente rasati, le leccava il buco del culo e le lappava la figa inginocchiata dietro di lei. Dopodiché il tipo con il cazzo enorme è venuto in faccia a Lydia, mentre Lydia gli succhiava le palle. Eppure Lydia è stata scossata da un orgasmo piuttosto forte, è l'apparenza autentico. E la ragazza che stava dietro a Lydia si è trascinata davanti a Lydia e le ha recato via la sbarra della faccia. Il nuovo disco di Stephen Bishop è uscito martedì scorso e ieri la Tower Records ho comprato sia il CD, sia l'album, sia la cassetta, perché voglio avercelo in tutti e tre formati. Senti, dico, con la voce tremante per l'emozione, prendi quello che vuoi, ma ripeto che personalmente raccomando la Diet Pepsi. Chino gli occhi sul tovagliolo blu che ho in grembo e sulle parole Deck Chase richiamate lungo il bordo di questo e per il momento sto quasi per piangere. Mi treme il mento. E non riesco a inghiottire. Catherine mi sporge verso di me, si sporge verso di me e mi sfiora il polso, accarezzandomi il Rolex. Va tutto bene, Patrick? Veramente va tutto una fitta alle parti del fegato, alla meglio il suo impeto emotivo e mi raddrizzo sulla sedia, sbigottito, confuso. E il cameriere se ne va e Anna mi domanda se ho visto recente mosse di Davidonica e allora mi calmo un po'. Viene fuori che nessuno ha visto la mostra. A me non va di essere così volgare da menzionare il fatto che ne possiedo uno, così non leggerò calcio e counter sotto il tavolo. Lei si riscuote dal torpore, in cui versa per via del litio come un robot dice: Patrick, possiedi l'anico sul serio? Io sorrido compiaciuto, sorseggio il mio J&B. Oh, è fantastico, Patrick, dice Anna. Davvero? Chiede Scott. Ti sarà costato alquanto caro? Beh, diciamo. Sorseggio nuovamente il mio drink a un tratto confuso, diciamo che niente. Catherine sospira, prevedendo un altro calcio. A padre è costato 20.000 dollari. Sembra annoiata a morte, prende un tozzo di pane di un turco caldo.
Le lancio un'occhiataccia e cerco di non sibilare come un serpente. Oh no, Catherine, veramente l'ho pagato 50.000 dollari. Lei alza lentamente gli occhi dalla pallina di mollica di grano turco, che sta girando tra le dita e magari dalla nebbia del lito che la avvolge. Riesce a restituirmi uno sguardo talmente malizioso da umiliarmi all'istante, ma non abbastanza da spingermi a dire la verità a Scott e Anne, ovvero che mi è costato soltanto 12 testoni. Il suo sguardo tuttavia mi spaventa, anche se magari esagero. Potrebbe guardare con disapprovazione fra le sue colonne, ad esempio, o le venze del suo vicernario, o i vasi pieni di tulipani color pop allineati lungo il bar. Abbastanza da non approfondire il modo in cui sono entrati in possesso di quell'enigma. È uno sguardo che sono in grado di interpretare abbastanza facilmente. Dice, un altro calcio e niente figa? Intesi? Mi sembra, comincia Anne, trattengo il fiato, i muscoli del volto tesi per la tensione nervosa. Poco, mormora, espiro, lo è, ho fatto un affare d'oro, dico deludendo. Ma 50.000, chiede Scott sospettoso. Ecco, secondo me le sue opere hanno una sorta di voluta meravigliosamente proporzionata pseudo-superficialità. Faccio una pausa, tentando di ricordare una frase che ho letto sulla rivista New York. Una visibilità piena di significato. Non è uno anche Lewis, Cartney? Chiede Anne, le scuote per un braccio. Cartney? Vista la cosa? Cartney scuote la testa come per schierirsela, spalancando gli occhi per accertarsi che non si richiudano. «Chi è lui?» chiede Scott, facendo cenno alla cameriera di portare via il burro che l'altro cameriere ha appena deposto sul tavolo. Un tipo davvero socievole. Anne risponde al posto di Catherine. «Il suo fidanzato!» dice quando vede Catherine confusa sta guardando verso di me in cerca di aiuto. «E dov'è?» chiede Scott. «In Texas!» rispondo prontamente. «È fuori città, a Phoenix, voglio dire.» «No!» dice Scott. «Intendevo dov'è che lavora?» «Rothschild!» dice Anne. Sul punto di chiedere conferma a Cartin, ma poi girandosi verso di me. Giusto? No, è alla PMP, dico. Lavoriamo insieme praticamente. Non usciva con Samantha Stevens a un certo punto? Domanda Anne. No, dice Cartin. Hanno solo pubblicato una foto di loro due su W. Faccio fuori il mio nuovo drink. Non appena me lo portano. E quasi subito gesticolo per averne un altro. E penso che Cartin è una poledra, ma non c'è fine che valga questa cena. Cambiamo violentemente discorso. Quando mentre fissi una donna strafiga, bionda, tetta mega, vestito attillato, scarpe di raso con inserti d'oro, Scott attacca a parlarmi del suo nuovo lettore CD e Anne blattera vuoto. Gli volta una carta di sotto strafatta e è totalmente fuori. A proposito di una nuova torta di riso e a basso contenuto di sodio, di frutta secca e di musica New Age. E in specie di Manhattan. E nego, mi sta dicendo Scott, dovresti sentirlo, ha un suono... Fa una pausa, chiudendo gli occhi come in essi mentre mastica un pezzo di pane di un turco. Fantastico. Beh, sai, Scott, e voi non è male. Oh, cazzo, continua a sognare, Scott, penso. Ma il senso è davvero il massimo. Faccio una pausa, poi aggiungo. Dovrei saperlo, ne possiedo uno. Ma io credevo che il massimo fosse l'ego, Scott, a un'aria preoccupata. Tuttavia non è ancora angosciato, come vorrei. Non ci gara, Scott, dico. Il tuo telecomando digitale? Certo, dice lui. Controlli computerizzati. Altro che? Che razza di dufus completo e totale? Il tuo impianto è dotato di giradischi completi di ottone e metacrilato? Sì, mente di bastardo. E il tuo impianto dispone di un sintetizzatore Acface T106? Sicuro, dice stringendosi alle spalle. E sei certo, dico. Pensaci bene. Sì, penso di sì, dice. Man mano gli trema quando va alla ricerca di un nuovo tazzo di pane di gran turco. Di quale modello sono le tue casse acustiche? Beh, di legno, risponde troppo rapidamente. Non granché bello. Il massimo sono infinite RS modello V, dico. Oppure, un momento, mi interrompe. Casse modello V, non ho mai sentito parlare di casse modello V. Vedi, è proprio quello che voglio dire, dico. Se non hai le V, è come ascoltare la musica con Walkman. Cazzo. Qual è la resa dei bassi? Su quale casse? Chiede sospettoso. Un 15 Hz sotto profondo, mi agolo scandendo bene ogni parola. La cosa lo zittisce per un minuto. Anne le mena con lo yogurt magro. Mi appoggio contro lo schienale, soddisfatto per aver steso Scott. Ma lui si riprende fin troppo in fretta e dice, ad ogni modo, cercando di fare il superiore riguardo al fatto che possiede uno stereo di merda a 4 soldi, abbiamo comprato il nuovo CD di Phil Collins.
oggi. Dovresti sentire la resa che ha su quell'impianto, Groovy Kind of Love. Già, penso che ad oggi sia la canzone migliore che ha scritto, dico io, bla 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 bla. E benché si tratti di una cosa su cui Scott e io possiamo finalmente andare d'accordo, arrivano i piatti di salmone rosso, hanno un aspetto davvero bizzarro. E Carlton si scusa per andare in bagno. Quando di là, 30 minuti, non è ancora ricomparsa, vado a dare un'occhiata nel retro ristorante e la trovo addormentata nel guardaroba. Ma nel suo appartamento se ne sta sdraiata sulla schiena, con le gambe, abbronzate e erbicizzante e toniche allenate, spalancate. E io in ginocchio la lecco, mentre mi faccio una sega. E da quando ho cominciato a leccarle la palla della figa, è già venuto due volte, e la sua figa è stretta e calda e bagnata. E io la tengo ben aperta, sillitandola con una mano e masturbandomi con l'altra. Le sollevo il culo, desiderosa di infilarle dentro la lingua, ma lei non ne vuole sapere. E così alzo la testa per agguantare il preservativo che giace nel posacenere comprato a Palio, accanto alla lampada loggia Tenzo e alla luna di ceramica d'oro sul tavolino da notte antico porte. Apro la confezione con due dita appiccicose e lucide e con i denti e poi me lo infilo disimulmente sull'uccello. Voglio che mi scopi, geme Cartley, sollevando le gambe, aprendosi ancora di più la vagina, sedilitandosi, facendomi cicciare le dita e le unghie lunghe e rosse, e il succo della sua figa, che brilla nella luce dei lampioni che filtra attraverso i veneziani Stuart Hall. Sa di dolce e di rosa, e lei me lo spalma sulla bocca, sulle labbra e sulla lingua prima che si raffreddi. Sì, dico muovendomi sopra di lei, infilando con eleganza il mio cazzo e la sua figa, baciandola con forza sulla bocca, spingendomi dentro di lei con lunghi colpi veloci, l'uccello e il bacino come impazziti, come se avessero vita propria, con l'orgasmo che già comincia a crescere partendo dalle palle, dal buco del culo. Salendo su per l'uccello, tanto duro da farmi male. Ma poi durante un bacio alzo la testa lasciando che la lingua le penzoli fuori dalla bocca e prendo le calde rosso e tu infante. E mentre la sto ancora sbattendo, anche se con minor foga, mi rendo conto che c'è un problema di qualche tipo ma non riesco a capire di che cosa si tratti. Poi però quando guardo la bottiglia mezza vuota di Evan sul comodino, mi viene in mente e allora ansimo. Oh merda! E mi tiro fuori. Che c'è, geme Carlton? Ti sei dimenticato qualcosa? Senza rispondere mi alzo il futon e faccio irruzione sul bagno cercando di sfilarmi il preservativo, che però rimane appiccicato a metà. E mentre me lo tolgo tentando di accendere la luce, inciampo nella bilancia Genold e mi faccio male all'alluce. Dopodiché, bestemmiando, riesco ad aprire il maledetto delle medicine. Patrick, che cosa stai facendo? Chiede lei della camera da letto. Sto cercando il lubrificante spermicida idrosolubile, urlo a mia volta. Cosa credi stia facendo? Non sono mica caccia di calmanti. Oh mio Dio, frigna lei, non te l'ho ridato? Carto, invito io, notando una piccola ferita che mi sono fatto con il rasoio sopra il labbro superiore. Dov'è? Non ti sento, Patrick, stina lei. Lui sta un gusto orribile, infatti di acqua di colonia. Mormoro prendendo un flacone di pacco rabbone e usandolo. Che cosa dici? Ride lei. Il lubrificante spermicidio solubile. Urlo fissando lo specchio mentre frugo nei cassetti alla ricerca di uno stick touch clinique da passare sulla ferita da rasoio. Che cosa vuol dire dov'è? Ride lei. Non l'avevi con te? Dov'è il lubrificante spermicidio idrosolubile, cazzo? Urlo. Lubrificante spermicida idrosolubile. Dando passo un po' del suo ritocco clinic sulla ferita, poi mi pettino i capelli indietro. Sulla scaffale in alto, dice lei, mi sembra. Mentre lo visto non mi ha detto medicine, do un'occhiata alla vasca da bagno e noto quanto è semplice, cosa che mi spinge a dire: sai, Cartoni, dovresti proprio deciderti a farmi normalizzare la tua vasca, o magari corredarla con qualche getto jacuzzi. Urlo: Cartoni, mi senti? Dopo un po' dice: sì, Patrick, ti sento. Finalmente trovo il tubetto dietro un grosso flacone. Un barattolo di Xanax, sul ripiano più alto, e prima che il cazzo mi si smolli completamente, ne spremo un po' dentro la punta del preservativo, spalmandolo anche sulla superficie di lattice, per poi tornare in camera da letto e balzare sul futon, di modo che lei sbotta. Padre, che questo non è un trampolino, cazzo! Lei ignora e mi abbasso il suo corpo, infilandole dentro l'uccello, e immediatamente Carto inarca le reni per venirmi incontro, dopodiché si recca un dito e inizia a sfregarsi il clito, osservando il micello che entra ed esce dalla sua vagina, assestando le poderose, rapidi colpi. Aspetta, ansima lei. Cosa? Gemo confuso perché sto per venire. Lui se una puttana, non serve una troia, ansima, cercando di spingermi via.
Sì, dico senza spostarmi di un centimetro e leccando un orecchio. Lui sia una puttana, non serve una troia, anch'io la odio. Quindi, spronata al discorso di lei per quel buono nulla del suo fidanzato, prendo un uomo più velocemente, prossimo all'orgasmo. Ma no, idiota, rantò lei. Ho detto lui usa la punta a serbatoio. Non lui se una puttana non serve una troia, lui usa la punta a serbatoio. Tiralo fuori. Lui chi, gemo? Esci, andrò lei dibattendosi. Non me ne frega niente, dico, portando la bocca ai suoi piccoli perfetti capezzoli. Entrambi turgiti in cima, un paio di tette grosse e sode. Esci, cazzo, grida lei. Che cos'è che vuoi, Catherine? Grugnisco, allegando poco per volta, rallentando poco per volta il ritmo dei colpi, fino a sollevarmi su di lei. L'uccello ancora dentro, ma solo a metà. Lei si trascina la testa del letto e il mio cazzo scivola fuori. Alla punta normale, io lo indico, credo. Accendi la luce, dice lei, tentando di mettersi a sedere. Oh Gesù, dico, me ne torno a casa. Patrick, mi ammonisce lei, accendi la luce. Mi spogo per raggiungere la lampada alogena tensor. Alla punta normale, vedi? Dico. E allora? Tiralo giù, dice lei bruscamente. Perché? Chiedo. Perché deve avanzare almeno un centimetro in punta, dice lei, coprendosi il seno con la corpetta Hermès e alzando la voce spazientita, per contenere la forza dell'eiaculazione. Io me ne vado, minaccio senza muovermi. Dove lo tieni, litio? Si copre la faccia con un cuscino e farfuglia qualcosa, assumendo una posizione fetale. Sembra sul punto di piangere. Dov'è il tuo litio, Cartoni? Torna a chiedere calmo. Devi prenderne un po'. Farfuglia nuovamente qualcosa indecifrabile. Poi scuote la testa. No, no, no. Dentro il cuscino. Che cosa? Cosa hai detto? Domando sforzandomi di essere cortese mentre mi masturbo per tornare poco alla volta in lezione. Dov'è? Dentro il cuscino sento una serie di singhiozzi soffocati. Ormai è chiaro che stai piangendo. Ma non riesco a capire una parola di quello che dici. Cerco di strapparle via il cuscino dalla faccia. Insomma, parla. Farfuglia di nuovo qualcosa. Qualcosa di incomprensibile. Catherine, l'avverto furioso, se mi hai appena detto quello che a me pare che tu abbia detto, cioè che il tuo litio è una confezione dentro il freezer accanto a Frusa Inglese e non è un sorbetto, sto urlando. Se hai detto davvero così, allora ti ammazzo. È un sorbetto, il tuo litio è davvero un sorbetto, grido strappando finalmente il cuscino della faccia e schiaffeggiandolo con forza. Pensi che mi eccita a fare sesso non protetto, grida lei a sua volta. Oh Cristo, non ne vale davvero la pena. Borbotto, tirando il preservativo in modo che ne avanzi un centimetro in punta, un po' meno per la verità. Ecco qua, Catherine, vedi? E dici su, le do un altro schiaffo, questa volta più leggero. Perché devo avanzare almeno un centimetro in punta? Per contenere la forza di eiaculazione? Beh, non è così che mi ecciti. È isterica, scossa le lacrime, strozzata dai singhiozzi. Sto per ottenere una promozione. In agosto vado a Barbados e non voglio certo fottermi le vacanze con un sarcoma. Dica posi. Qualcosa le va di traverso, tossisce. Oddio, voglio rimettermi in bikini, si lamenta. Quelli di Roma Camani che mi sono appena comprate a Backforce. Le afferro la testa e le stringo a guardare come ho aggiustato il preservativo. Lo vedi? Sei contenta, stupida puttana. Sei contenta, stupida puttana. Senza delineare di un'occhiata il mio cazzo singhiozza. Oddio, facciamola solo finita. E poi si lascia cadere sul letto. Le spingo dentro l'uccello con forza e arriva un orgasmo tanto debole che praticamente non lo sento. E il mio fragoroso, ma in qualche modo prevedibile grugnito di sappunto, viene scambiato a Catherine per un gemito di piacere. E per un momento la cosa la eccita, mentre si ingazza sdraiata sotto di me tirando su col naso, tanto che comincia a toccarsi. Ma l'uccello si ammoscia all'istante. In realtà ha iniziato a ammosciarsi già mentre venivo. E però se me lo tiro finché non ce l'ha semituro, lei dà di testa. Così stringo la base del preservativo e letteralmente avvizzisco fuori. Dopo che per circa 20 minuti ce ne siamo sdraiati a letto, con carte che si lagna di Luis, del tagliere indeguagliato del grattugio d'argento, massiccio del vassoio per i dolci che ha dimenticato Harris, lei prova a farmi un pompino. Voglio scoparti di nuovo, le dico, ma senza preservativo, perché altrimenti non sento niente. E lei mi risponde calma, sfilandosi in bocca il mio cazzo fluscio e mosci guardandomi negli occhi. Senza preservativo non sentirei niente comune.